Allora, spogliatoi del Marzucchini, è finita da 5 minuti la partita Taggia-Cairese. I gialloblu si sono imposti 2-0 al termine di una gran bella partita giocata ad alti livelli e con un gran numero di occasioni. Siamo con il mister Diego Alessi. Diego, subito una domanda: la più bella Cairese della stagione? Sì, una delle più belle partite della Cairese, io me ne ricordo altre come ti ho detto prima nel fuori onda, con il finale sicuramente Genova Calcio, però oggi i ragazzi hanno fatto una prestazione veramente perfetta. Se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, troppe occasioni mangiate, il primo tempo poteva finire tranquillamente sul 3-0. Sì, è quello che ho rimproverato ai ragazzi a fine primo tempo, che eravamo lì a parlare dopo 45 minuti di un risultato sullo 0-0 con tante occasioni avute. L'unica cosa proprio leggermente storta della giornata, però hanno fatto una prestazione veramente superba. Una giornata che sulla carta poteva essere pericolosa per la Cairese, perché le altre squadre avevano incontri teoricamente più facili. Invece vi ritrovate soli in testa alla classifica a fine anno. Sì. Era quello che ti aspettavi inizio stagione o siete andati forse un po' oltre l'inizio? Io con i ragazzi lavoriamo tutta la settimana per vincere ogni partita, quindi l'obiettivo per noi è quello di stare più in alto possibile. Più in alto possibile vuol dire stare primi. Questo è l'obiettivo che ci poniamo noi dentro il campo, ovviamente, come penso tante altre squadre. Poi riuscirci è difficile, sono contento che siamo là davanti e anche la giornata di oggi credo che testimoni il fatto che è un campionato comunque equilibrato, che partite facili non ce ne sono. E come anche noi abbiamo fatto difficoltà con alcune squadre, non è scontato nulla, assolutamente. Ecco, con il Taggia è destino che escano fuori delle partite veramente belle. All'andata purtroppo finì 3-1 per loro, ma come abbiamo detto qualche giorno fa è stata forse la più bella partita della Cairese. Al ritorno di nuovo lo stesso, è solo un caso o siete tu e Siciliano due allenatori che fanno giocare la loro squadra? Credo che il loro mister sia molto bravo e credo che li prepari per giocare a calcio. Si è visto l'andata e si è visto oggi una squadra comunque propositiva che cerca di giocare e costruire anche loro più occasioni da gol possibili. E quindi credo che sia quasi scritto che vengano fuori delle belle partite tra noi e loro. Un'ultima battuta dopo l'intermezzo anche del bomber Saviozzi. Una... È un po' che non ne facciamo insieme. È un po' che non ne facevate insieme. No, bomber sono io che non lo voglio. Due parole sul mercato, è inevitabile, pensi che arriverà qualcheduno? Hai richiesto qualcosa alla società anche dopo la partenza di Tamburello? Al giovedì a Cairo c'è il mercato sempre. Guarda, se volete chiamare il direttore, no, queste sono cose sue ovviamente. È logico che non abbiamo tre giocatori adesso in rosa, uno purtroppo per Covid e due invece che sono partiti. Per cui la società sa benissimo che abbiamo perso tre giocatori oggi e vedremo cosa si potrà fare, però non è facile, capisco tutto, quindi la società valuterà le cose e sceglierà il meglio per la Cairese sicuramente. Io sono qua a dare una mano a prescindere da che se arriva qualcuno oppure no. Ultima battuta, un pensiero ai tifosi della Cairese per fine anno, mi sembra doveroso. Faccio un buon Natale sicuramente a tutti i tifosi della Cairese e auguro un buon anno sperando di rivederci al Brina a casa nostra in tanti dal 9 in poi. Grazie mille Diego, in bocca al lupo.